Io ho conosciuto il dottor Antonini dopo aver subito un intervento alla prostata di prostatotomia radicale. Fatta nel 2017 e con esiti totalmente disastrosi, nel senso che lui aveva problemi di incontinenza, problemi di deficit erettile, quindi è stato diciamo, un momento abbastanza delicato. Ho subito l'intervento a 50 anni e quindi sono rimasto impotente. Perché prima l'intervento di prostata, poi lui ha subito anche uno sling all'uretra e quindi anche lì per l'incontinenza, ci sono stati problemi anche per l'incontinenza. Poi ecco, alla fine poi siamo arrivati all'ultimo step al dottor Antonini, che alla fine ci ha dato molta speranza, insomma, di poter risolvere veramente alla grande. L'ho conosciuto, dottore, tramite una persona speciale, mia moglie, che sta qui vicino, che lei è il mio angelo custode. Devo dire la verità, abbiamo trovato sui social, su internet, l'ho seguito per un po' di tempo, mi sono documentata, insomma, ho visto che era forse la persona giusta che ci poteva risolvere questo grande problema. E mi sono aggrappata molto a questa cosa qui e ci ho creduto, perché la prima cosa bisogna crederci, anche perché quando si sta a quel livello di disperazione, chiamiamola disperazione, perché poi arrivi pure anche alla disperazione, perché veramente poi il rapporto di coppia si va un po' a ledere, anche se comunque c'è un amore di base, però manca quel qualcosa per chiudere il cerchio, quindi abbiamo deciso di affrontarla questa cosa qui. Infatti siamo venuti a studio e abbiamo parlato, quindi ci ha dato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, perché la sua disponibilità è immensa. E ci ha detto, insomma, di pensarci un attimino, ma poi diciamo che la decisione è stata quasi immediata. Poi lui si è deciso e abbiamo affrontato questa cosa qui, e devo dire che è stata la cosa migliore che potevamo fare, perché poi la cosa si è risolta al 100%. Uno spiraglio di luce dopo in un mondo buio, ecco cosa rappresentava, l'ultima spiaggia. Ho fatto anche le iniezioni di Gavercet, ma non erano qualcosa di... Era una condanna, era... deprimente, di ancora peggio, diciamo, facevano anche peggio forse. È un robot, dovevi tutto programmare. Disastroso, ma anche a livello pure fisico, doloroso, esatto. E disastroso. Ho fatto la prima visita, poi abbiamo aspettato un po', non ero convinto. Poi un altro anno, il secondo anno, sono riandato da lui e ho deciso di operarmi perché non c'era altra soluzione. Peggio di così, lo rifarei anche domani. Bisogna dare vita ai giorni, non giorni alla vita, che veramente noi l'abbiamo vissuta con la pelle nostra, che abbiamo sprecato forse due anni e mezzo, li abbiamo proprio buttati, e non va bene. Non va bene, dico alle altre persone, e dico alle altre persone di non perdere tempo, forse noi abbiamo forse perso anche qualche un po' di tempo che non ce lo restituisce nessuno, però lo stiamo recuperando. E quindi abbiamo scelto proprio il professionista giusto, perché il dottor Antonini è non solo un grande professionista, ma anche a livello umano. Forse anche in quei momenti è la cosa più importante, anche l'empatia, e comunque mettersi anche nei panni e spiegare nei minimi particolari poi tutta la procedura e mettere proprio il paziente a proprio agio. Io ho fatto l'intervento, le dico francamente, noi il primo rapporto l'abbiamo avuto dopo 20 giorni, quindi tempo di presa velocissimi. Proprio effettivamente, diciamo, proprio per dire la verità, secondo me anche a livello proprio dalla parte dell'uomo, comunque un mesetto ci vuole, anche di più, per riuscire a raggiungere proprio il massimo dell'efficienza della protesi. Posso dire proprio con sincerità pura che uno non si accorge di nulla, solo perché magari uno lo sa, ma poi la cosa si supera immediatamente, anche quando c'è poi una sintonia di coppia. Si riesce a superare, uno non se ne accorge neanche più. Prima di tutto crederci, e poi quando si arriva a un punto di non ritorno, cioè nel senso che non si ha nulla dietro, comunque è meglio sempre affrontare, perché bisogna pensare al traguardo. Quella è la cosa principale, bisogna pensare, ci sono tanti ostacoli, però bisogna anche superarli insieme. Noi ringraziamo di cuore il dottor Antonini, questo dobbiamo dire, la prima cosa è questa. L'ultima, anche la prima. Per noi adesso è una persona speciale, è un amico. Sì, io subito, anche oggi stesso riparerei tutto quello che ho fatto.